Queste pagine sono una trascrizione di un testo del 1645, ritrovato nella casa di una mistica del tutto dimenticata, Suor Angela de Compostela. Mancano molte pagine, certi passaggi sono illeggibili. Questa donna, dalle sue esperienze estatiche, riuscì a leggere nei registri del cosmo, dove ogni atto e pensiero vengono fissati, e riportò i pensieri di un uomo di 2000 anni fa, un uomo che poi sarà chiamato Gesù Cristo. Ho tentato di riportare in modo fedele le parole della mistica, sperando che tale messaggio, seppur incompleto e frammentario, possa essere di aiuto a qualcuno. Prima del viaggio. Adesso, dopo anni, ogni lavoro del legno l'ho fatto mio. Una sedia, un tavolo e una croce richiedono ogni volta lo stesso sforzo, la stessa pigrizia sconfitta. Mio padre Giuseppe fa ogni gesto con amore, ma non lo chiama amore. Mi ha sempre detto: resta nell'azione che fai, non andare con la testa da altre parti. Questo è amore? Restare lì, dove la cosa più piccola ha bisogno di te, di tutta la tua attenzione, di tutta la tua cura. Sì, è così che sento di voler vivere. Mia madre Maria riesce a farlo naturalmente, senza alcuno sforzo, come una sorgente che nutre ogni cosa. Instancabile è per questo ogni giorno più possente e cristallina. Domani dovrò andare dagli amici di Giovanni. Mi devono dire qualcosa che cambierà la mia vita. Ma io so già che dovrò diventare legno da scolpire e sorgente che disseta. Non so come farò. Fin da bambino, la voce in fondo al cuore, il mio amico più caro, mi ha rassicurato. Non avere mai paura. La paura è solo un'ombra e io sono la luce. I sacerdoti del Tempio chiamano questo mio amico con nomi altisonanti, con nomi che incutono paura e riverenza. Io voglio solo abbracciarlo e servirlo senza sosta. Parola illeggibile. Quindi mi hanno indicato le strade che devo percorrere. Ora non sono più nell'infanzia e a 16 anni posso lasciare mia madre senza timore. Ma lei sa che non mi accadrà nulla, almeno come disse una volta, fin quando non verrà la prova, ma la prova è ancora lontana. Oggi viaggerò, prima in Egitto, poi verso Oriente, dove vivono i magi. Mio padre Giuseppe ha ancora i loro doni. Gli esseni sono un po' misteriosi, mi hanno sempre voluto bene. Il loro maestro mi ha sempre considerato come un figlio e un amico. Ma restano molto legati ai loro riti di purificazione. È bello purificarsi, ma se diventa un'ossessione, allora anche la purezza diventa un idolo come un altro, una catena come un'altra. Oggi il mio amico mi è apparso in sogno, aveva le sembianze di un bambino bellissimo, dai capelli lunghi e neri. Voleva giocare con me, portarmi a pascolare i suoi vitelli lungo un fiume. Nel sogno abbiamo riso, mangiato bene e abbiamo cantato. Lui mi ha perfino fatto degli scherzi. Verso la fine del sogno si è fatto serio e mi ha detto: «Sei sicuro di volerlo fare davvero?» «Sì, voglio solo renderti felice», io ho risposto. «Ma gli uomini vorranno farti del male e molti useranno i tuoi insegnamenti per ingannare. Se tu hai un piano, anche queste cose verranno trasformate come il latte che diventa burro». Poi mi sono svegliato ed ero felice. Le piramidi non sono ciò che sembrano. Da lontano fanno uno strano effetto. Il mio amico mi ha sussurrato che queste costruzioni sono simili a preghiere, preghiere così antiche da non poter essere misurate dal tempo. Poco importa, ho conosciuto dei sacerdoti, servitori della grande madre Iside, che mi hanno accolto nel loro gruppo di preghiera e lavoro. Verso l'India. Dopo settimane di viaggio con i miei compagni di carovana siamo finalmente a Jagannath, la città dove il padre, amico e amato, come non mai, un giorno l'umanità imparerà che non esiste una religione, ma una sola conoscenza sacra, una musica che vale per tutte le orecchie. Questi canti sono già il regno dei cieli. Qui alcuni maestri, eterni discepoli come me, sanno che siamo anime che vivono in molte vite,
in molti corpi. Nella mia terra queste cose non vengono dette, ma alcuni rabbini lo sanno. Ritorno in Palestina. Prima di tornare da Giuseppe e Maria voglio ancora parlare con questi monaci. Mi piace la loro casa tra queste montagne sempre innevate. Mi piace il loro maestro, Buddha lo chiamano. Il mio amico mi ha detto che questo maestro è simile a me, venuto per un compito speciale, per far sbocciare il fiore della tenerezza anche nei cuori più duri. Ridendo mi ha detto, in realtà tu e lui siete me, e nello stesso tempo io non sono in voi. Ma a scherzare, a volte penso che le stelle del cielo siano il suo scherzo più riuscito. Molte parabole di Buddha possono essere comprese anche dalle mie parti, quindi le userò quando sarà il momento. Del resto un buon seme è buono anche per terreni diversi. I discepoli. Questi pescatori sono brava gente, ma non hanno ancora capito che è meglio lasciare vivere i loro fratelli più piccoli, i pesci nel loro mondo. Il nostro amico divino e la madre ci hanno donato tutti i frutti della terra. Bastano queste meraviglie piene di colori e freschezza per sfamare l'intero umano. Oggi ho visto Pietro, è un uomo pieno di paura ma è sincero, è rude, ma ha fierezza negli occhi, è pieno di rabbia ma è pronto a dare la sua vita per salvare un indifeso. Poi c'è Maria Maddalena, a lei posso dire i segreti dell'anima, che Pietro ancora non può accettare. Poiché la mente della donna ha più finestre della mente dell'uomo, chiuso nel suo orgoglio e nella sua illusoria forza. La donna abbraccia la realtà e così la realtà diventa un suo abito meraviglioso. Voglio che i miei discepoli abbiano delle donne come guida. Il mio amico divino mi ha detto che farà miracoli attraverso questi uomini e queste donne. Lui ama divertirsi rendendo possibile l'impossibile. E io farò ciò che posso per far sentire nel loro cuore il mio cuore. Ho scelto questi uomini guardando le loro mani. Le loro mani sono lo specchio del loro cuore. Sono mani sincere, che hanno stretto altre mani con amore. Uomini e donne semplici. Nel loro abbraccio ho capito che sono pronti a donare anche la loro vita per amore. Predicare. Il mio dolce amico, che voi ostinatamente chiamate padre, mi invita a raccontare storie, parabole, frasi indimenticabili. Dice che le mie parole saranno d'aiuto a molti, per molti secoli. Ma io non voglio scrivere, dovranno farlo altri e temo che modificheranno molte delle mie frasi. Ma qualcuno custodirà il verbo autentico, come la conchiglia custodisce la perla, la passione. Donerò questo corpo, in fondo è povera cosa. Anche se dovessi sanguinare per un giorno intero, lo farò perché qualcuno veda, sì, perché qualcuno possa vedere che noi siamo altro, siamo una luce imprigionata in questa carne. La croce, io e il mio amico, la accettiamo solo per svegliarvi dal sonno del corpo. E poi risorgere sarà facile, facile come la primavera. Dunque morirò come un ladro felice, come un dio. E ritorno. Ora ho un corpo giusto, fatto di pura luce. Non morirà, perché non serve più la morte a chi ha abbandonato la paura. I miei discepoli sono pronti. Hanno visto che nulla è impossibile. Ora il mio lavoro qui è quasi compiuto. Ma poi ne avrò ancora e ancora. Maddalena è la più santa. La donna guiderà il mondo. La donna cristica è libera dall'ego. Resto sempre con voi. Il mio amico, origine di ogni cosa e anima, mi ha detto che dovrò seguire le persone che per secoli si rivolgeranno a me. La Chiesa terrena farà crimini su crimini e poi svanirà. Ma la Chiesa delle anime non svanirà mai, essa è come un'estate invincibile. Tutto quello che ho fatto mi sembra povera cosa, anche risuscitare i morti. Ma quale scopo? Uno soltanto, far smettere l'uomo di odiare se stesso. È dall'odio verso se stessi che nasce ogni male. Ogni ombra sull'amore. Prego che ogni mia opera possa placare questo odio feroce che ognuno ha verso se stesso. Preghiera. Amico nostro, che sei ovunque, donaci la consapevolezza di essere luce e non un corpo di polvere. Aiutaci a sciogliere le catene con le quali ci siamo incatenati vita dopo vita. La tua volontà è sempre in atto.
apri i nostri occhi a essa. Il tuo regno è già in ogni cuore che smette di odiare se stesso. Non lasciarci in balia della nostra mente, fonte di ogni illusione. Amen. Con amore infinito io attendo. Basta che un uomo o una donna mi invochi e io sarò lì, nella stanza con lui. Un bambino può dirmi cosa fare. Io sono l'eterno servitore dell'amore reale. Altro non mi interessa. In questo amore è l'acqua che disseta per sempre e il calore che farà svanire ogni tristezza. Dicono tutti che l'amore vince ogni cosa. Dio è amore. Ma non vuole imporsi. L'amore vince solo se ci apriamo a esso. E siamo fiori che possono scegliere tra l'inverno e la primavera.